No, grazie per la domanda perché mi permette anche di chiarire alcune cose. Assolutamente no, non penso al futuro mio politico, non ci ho mai pensato. Da cittadino massalese però sono rammaricato per come vedo la città. Io sono nato e cresciuto qua, ho avuto la fortuna, di andare fuori, di fare il medico, sono tornato per cercare di fare qualcosa di positivo per la nostra regione, per la nostra provincia, per la nostra città. Insomma, poi ho fatto il cardiologo a Trapani, credo di essere riuscito a creare una cardiologia che è un punto di riferimento provinciale. E penso che la città, così com'è in questo momento, non c'è mai stata. E sicuramente a Marsala siamo passati sindaci di tutti i colori e di tutti i sapori, per dirlo in questo modo. Ma mi sembra una città abbandonata. E soprattutto dopo tutto quello che noi abbiamo fatto e che abbiamo lasciato, perché quando sento dire che il sindaco non ha soldi, ma non ci sono comuni con soldi nei cassetti, giusto? Forse il sindaco insieme agli assessori, che sono tutti figli di padre che hanno fatto politica nella prima repubblica, non bisogna dimenticarlo, insomma 3-4 assessori sono discendenti da genitori che facevano politica nella prima repubblica, il mondo è cambiato e i comuni meridionali soprattutto non hanno soldi nei cassetti. Però lui, a differenza di quello che abbiamo trovato noi, si è trovato nei cassetti decine e decine di progetti europei finanziati, perché oggi come oggi non ci sono altre alternative che l'Europa. Ma l'Europa non è che ti stacca un assegno e ti dice, to sindaco, fai questo e fai quell'altro. L'Europa, non solo adesso, nel futuro, come si sta parlando in questi giorni, i 209 miliardi che arriveranno, che sono arrivati, una parte che arriverà in Italia per fare alcune cose, ma anche nel passato diceva, dobbiamo migliorare il mondo, l'Europa, inquinando di meno, perché la sintesi è un po' questa. E quindi ci sono soldi per che cosa? Per eliminare l'inquinamento. Noi siamo riusciti a intercettare 3 milioni e mezzo, più tutto il resto, forse 5-6 milioni, per cambiare gli autobus nostri che erano Euro 0, Ante 0 e cose varie, grazie al finanziamento europeo. Ci siamo riusciti, è stata una gran faticaccia. E adesso vediamo che gli autobus sono fermi, perché gli autisti non ci sono quando noi abbiamo fatto un bando anche per questo. Oh, ma così tutto il resto dei soldi, tutto il resto dei soldi che noi abbiamo intercettato per migliorare la città. Allora, nel vedere la città in questo modo abbandonato, senza un inizio dei lavori, da cittadino marsalese, senza pensare ad altro, perché non bisogna pensare, c'è sempre quello che dico, ah, il sindaco scrive per, o l'ex sindaco scrive perché vuol, pensa a fare futura politica? Assolutamente no, l'ho detto e lo ripeto, ne approfitto qua per ripetere, dicendo a me dell'elezione regionale non mi interessa completamente niente e quindi ad altri questa esperienza se la vogliono fare. Certo, sarebbe opportuno che la facessero persone che hanno voglia di fare qualcosa per la città, dove non mi sembra che i nostri deputati, tutti devo dire, non semplicemente i due deputati del centro-destra che ci sono a Marsala, tutti si aspettavano qualcosa di più, non mi sembra che stanno difendendo la città, né sull'ospedale né su altre cose. E allora io sono rammaricato e fin quando posso, da libero cittadino, scrivo e dico la mia. Anche perché purtroppo i partiti, tutti i partiti, non esistono più. C'è un partito, che dice qualche cosa nel bene e nel male? Assolutamente no. Ogni tanto c'è qualcuno che scrive, ma i partiti di centrodestra o di centrosinistra non esistono. Chissà perché, questa è un'altra anomalia di questa nostra società. Hanno paura, sono tutti messi insieme per non far niente? Non lo so. Io credo che siamo in un paese libero, democratico, posso dire la mia, penso e spero di sì e continuo a dirlo.